Non sembra avere fine l'odissea degli operai ex impiegati della termomeccanica per la costruzione del depuratore di Via delle Industrie. A circa 2 anni dalla messa in mobilità, in questi giorni gli operai si sono visti privare dalla regione anche di questo piccolo sostentamento. Oggi sono davanti alla struttura a protestare, ma soprattutto a chiedere di lavorare in una situazione delicata, complessa e anche illogica. Purtroppo sì, noi ci hanno comunicato le varie INPS di appartenenza che maggio 2011 era l'ultima deroga che loro ci pagavano, dopodiché non c'era più, insomma, non c'erano più fondi dove pagarci. Quindi come diciamo già insomma, stavamo in una precarietà che stavamo andando sui 550-600 euro al mese, che usufruisce anche degli assegni familiari, dopodiché tolto anche questo stiamo proprio insomma, senza stipendio, visto che qua siamo quasi tutti monoreddito. Guardi, noi non sappiamo più dove sbattere la testa. Le organizzazioni sindacali, come lei vede da questo fax che lei ha filmato, insomma, sia i nostri segretari provinciali, regionali, confederali e quant'altro sanno tutto di questa, sanno tutto di questo nostro problema, ma sta ad oggi non abbiamo fatto un minimo passo in avanti. Per voi non sarebbe un problema, la vostra richiesta è quella di lavorare a prescindere dall'impianto? A prescindere dall'impianto e della localizzazione del posto di lavoro. Noi abbiamo dato disponibilità a livello regionale. Chi è che attualmente decide le assunzioni o chiaramente i licenziamenti in questo depuratore? Beh, guardi, questo è un depuratore che questa è una lunga storia. Questo depuratore è una storia infinita che non finisce mai. Insomma, questo è dal commissario straordinario di governo che ha gestito questo depuratore, il generale Iucci, dove ci sono state un'infinità di accordi. Se lei le facciamo leggere tutti gli accordi precedenti che abbiamo fatto con il generale Iucci, con la termomeccanica e con la regione, con tutti gli esponenti politici che c'erano prima, cioè noi a quest'ora, a parte che questo depuratore, secondo me, già da un po' di anni a questa parte doveva essere già finito, e quindi già da questo. Ricordiamo che questo depuratore dovrebbe essere utile anche al fiume. Innanzitutto al risanamento del fiume Sarno, innanzitutto al risanamento del fiume Sarno, ma questo depuratore doveva essere finito già da un bel po' di anni a questa parte. Quindi qua c'è stato, vabbè, insomma, a parte che questo depuratore ha costato forse 10 volte, forse di forse, forse dico poco, ma forse ha costato 10 volte in più rispetto al reale finanziamento, che questo poi è un finanziamento regionale. Quindi vuol dire che i soldi spesi in realtà potevano essere risparmiati, poiché anche con meno si poteva ottenere lo stesso risultato. Nella vita, guardi, non ogni cosa nella vita, se si fa con una certa oculatezza, con un certo senso di responsabilità, è normale che si riesce nell'intento quanto prima e si risparmia anche parecchi soldini. Questi qua, io vorrei sapere solo una cosa. La regione ha fatto tutti questi firmatari che sono qua, dati il contratto e tutto, che dovevano dare le assunzioni, che abbiamo dato disponibilità su tutti i depuratori, tutti i firmatari. Nessuno si è fatto vivo. Ci hanno promesso solo e ci hanno solo ingannato. Ora siamo senza mensile e ci troviamo in mezzo alla strada. La conferenza stampa indetta presso l'ospedale Andrea Tortora di Pagani ha rispettato il copione, riservando amarezza a quanti si attendevano novità circa il futuro del nosocomio paganese. Una passerella utile per ribadire quanto è stato già pianificato attraverso il piano ospedaliero redatto dal commissario dell'ASL Salernitana Maurizio Bortoletti. Sarà dunque reso operativo il cronoprogramma stilato dai vertici della sanità provinciale, che hanno indicato nel presidio ospedaliero di Pagani la struttura dove convogliare le attività relative all'oncologia. Il polo garantirà l'intero percorso del paziente oncologico, dalla prevenzione alla diagnostica alla cura, e ospiterà inoltre le associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva. Confermato il trasferimento del reparto di gastroenterologia ad indirizzo oncologico e medico diretto da Enzo Gallo. L'attività potrà avvalersi del supporto di 4 unità internistiche che garantiranno anche il servizio di consulenza internistica all'interno del polo. All'ospedale Tortora inoltre resteranno operativi i reparti di dermatologia, terapia intensiva, servizi di laboratorio di radiologia,
e il reparto di cardiologia sarà potenziato attraverso risorse umane individuate all'interno dell'organizzazione aziendale. Nel corso della conferenza stampa non sono mancate le proteste degli operatori sanitari e degli esponenti della CGIL, che attraverso un comunicato hanno sollecitato la valorizzazione del presidio paganese. Un lavoro sinergico nell'interesse della città per tenere in vita i servizi all'ospedale Tortora. Ma un lavoro nella continuità di quanto fatto nel passato, l'attività di attenzione sull'ospedale e possiamo dire decennale. Siamo in una fase storica importante, senza trionfalismi, ma con una percezione realistica che qualcosa di importante e di bello si sta facendo per Pagani. Noi adesso abbiamo la preoccupazione di monitorare che tutto quanto ci è stato promesso ci sarà dato. Quindi il polo oncologico nel cronoprogramma stabilito stamattina nella Commissione Sanità prevede il lancio da qui a un timing massimo di 6 mesi. Conferenza stampa per dare un'ulteriore conferma di presenza e dell'importanza che la politica paganese sta riservando al cronoprogramma disposto dall'ASL. Sì, oggi con la conferenza stampa si chiarirà definitivamente quello che è il percorso del commissariato in riferimento alla presenza dell'oncoematologia e degli altri reparti annessi sull'ospedale di Pagani. L'abbiamo fatto con commissione in provincia, dove già il commissario ci ha rassicurato anche sulla tempistica, su quelli che dovranno essere i primi interventi, e credo che già dalla settimana prossima si parte con il trasferimento di alcuni reparti qui a Pagani e concretizzare poi l'arrivo del professore D'Arco con l'oncologia. Commissario Bortoletti, conferenza stampa qui all'ospedale Tortola per dire cosa soprattutto alla città di Pagani? Beh, che cerchiamo di fare un bel lavoro anche qui. Dopo il pronto soccorso di Nocera era naturale mettere mano anche a Pagani, e quindi era giusto portare a Nocera la medicina d'urgenza, perché deve stare in via di terzo livello, questo è evidente. Dall'altra parte bisogna iniziare a costruire attorno a un nucleo forte che sia capace di essere attraente e attrattivo tutta la parte oncologica, come è stato deciso a livello regionale. Quindi stiamo iniziando a lavorare per questo, abbiamo trovato una sintesi che ha messo d'accordo tutti i vari interlocutori sanitari e il territorio e le istituzioni. Vengo da positiva riunione in commissione in provincia, e abbiamo cercato di individuare dei tempi e dei timing per riuscire a definire completamente questo percorso, che inizierà a portare qui ciò che è previsto, e quindi tutta la parte del professor D'Arco, tutta la parte dei servizi, la parte ambulatoriale che ruota attorno a questa attività, e dall'altra parte a consentire anche al dottor Giordano di avere un grosso appoggio, un grosso sostegno per tutta la parte che riguarda la parte oncologica. Sarà sempre attivo il pronto soccorso? No, non c'è già, il pronto soccorso è stato chiuso nel momento in cui abbiamo aperto il nuovo pronto soccorso di Nocera. C'è un PSAUT che, è tenuto aperto in queste condizioni, può diventare un pericolo per i cittadini che, invece di chiamare il 118, e approfitto di questa circostanza per continuare a dirlo, quando uno sta male deve chiamare il 118, perché l'80% degli interventi effettuati dal 118 in questo mese di ottobre nella zona Pagani-Nocera sono stati risolti nell'abitazione degli stessi cittadini, e quindi è assolutamente indispensabile. Chi sta male, chi sta veramente male, chiami subito il 118 e si metta immediatamente nelle mani di chi al meglio può assisterlo e può portarlo nel miglior posto dove può trovare la migliore assistenza in quel momento. Lasciare aperte le tabelle non serve assolutamente a nulla. L'ospedale di Scafati, c'è anche qualche polemica di natura politica per un ulteriore ridimensionamento di questa struttura? È vero, però è assolutamente vero sulla polemica. Stavo cercando i dati perché li voglio leggere. In pratica chiudiamo il 7 di novembre l'apertura del bus e scade il termine, sono stati circa 260-280 sopralluoghi ditte interessate, proseguiamo regolarmente con la nostra previsione, con il nostro cronoprogramma. Certamente per lavori grossi servono tempi lunghi dal punto di vista amministrativo. Il dottor Mollacco, come voi sapete, nel decreto di approvazione del piano attuativo ci sono questi, quanto aveva bisogno il dottor professor Polverino per la parte di UTIR, quindi in deroga e in eccezione questi posti di alta specializzazione individuati proprio personalmente dal dottor Mollacco. Stiamo proseguendo come previsto, mantenendo fede agli impegni, quindi questo penso sia il miglior biglietto da visita, senza promesse, lavorando in silenzio. Qualcuno ha scritto che siamo entusiasti per il bilancio chiuso in pareggio del terzo trimestre.
senza nessun entusiasmo, lavorando come sempre sottovoce, quotidianamente, giorno per giorno. È sulle parole del commissario Bortoletti che l'onorevole Guglielmo Vaccaro esterna le proprie considerazioni sulla questione degli ospedali di Scafati e Pagani, prima del suo intervento al forum organizzato dall'associazione 360 Scafati dal titolo Diritto alla salute e pronto soccorso di Scafati, una battaglia di civiltà. Io ho sentito già i responsabili del polo, quelli che vorrebbero poter offrire ai pazienti oncologici di questa terra e che anche da fuori vengono per farsi curare da personalità di primo livello, di fama ormai nazionale, come Renato Giordano, tutta la sua equipe, gli altri medici bravi che abbiamo a Pagani, offrendo a tutti gli ammalati un percorso interno alla struttura, dall'accoglienza fino, diciamo così, alla cura successiva, alla diagnosi, alla definizione del protocollo. Bortoletti si è impegnato a meno di 15 giorni, perché ormai sono già passati, diciamo così, 6 dei giorni a lui affidati da quest'ultimo decreto, per declinare in maniera puntuale l'ultima direttiva regionale. Lo aspettiamo questo atto e siamo attenti a capire se le parole saranno seguite dai fatti. Diversamente sarà l'ennesima smentita di cui sinceramente, come dire, non possiamo più far grazia al commissario, che si muove tra mille difficoltà, ma deve anche capire che la nostra sanità, che è sempre stata una sanità di grande rilievo e di grande eccellenza, ha il diritto di offrire alla nostra gente il servizio che merita. Che futuro avrà la sanità dell'Agro Nocerino Sannese, in particolare quella di Scafati? Una domanda da un milione di dollari, anche perché continuano a cambiare carte in tavola, si passa da un decreto, una delibera, a un ricorso, a un'interpretazione. Questa incertezza non aiuta la popolazione a orientarsi, a scegliere quotidianamente di fronte a una difficoltà che può intervenire, in che direzione andare a seconda della patologia che può essere diagnosticata dal medico di famiglia o in caso di emergenza nel pronto soccorso. Il forum ha visto la presenza e la partecipazione di forze politiche di centro-sinistra, le quali hanno ribadito forte il concetto di volere un pronto soccorso completo. Ignazio Tafuro, segretario cittadino di Sinistra e Libertà, questa sera un convegno per far sentire alta la voce del centro-sinistro contro la chiusura del Mauro Scarlato e anche per capire a che punto si è con quello che erano stati i progetti promossi dall'amministrazione da Bortoletti. Ma stasera, più che un'iniziativa del centro-sinistra, io penso sia un'iniziativa della città, è un'associazione che l'ha organizzata, noi l'abbiamo ringraziato, la ringraziamo per averci invitato. Noi, come dire, guardiamo di buon gusto, diciamo, e con tante speranze per quanto riguarda le iniziative messe in campo sia dal commissario che dal presidente Caldoro. Però noi ribadiamo e siamo molto semplici e concreti, la cosa più importante per la nostra città è riavere il pronto soccorso, una cosa necessaria, una cosa che riguarda la vita delle persone. Altri annunci, altri contentini non ci vanno bene, ma non vanno bene non a noi in quanto rappresentanti politici, non vanno bene alla città. C'è bisogno del reparto del pronto soccorso, dei reparti di cardiologia e di traumatologia, nonché di rianimazione. Noi dobbiamo partire da quello che avevamo e dobbiamo migliorare il nostro presidio ospedaliero. Non può essere un risultato avere qualcosa in meno di quello che noi avevamo già ottenuto in tanti anni e con anche grande soddisfazione. Questa iniziativa di stasera sarà la prima di una lunga serie, perché noi, al di là di tutto quello che è stato stabilito con Bortoletti, ci sta bene, va bene, anzi figuratevi, ma noi quello che chiediamo è il pronto soccorso, il reparto di cardiologia, di traumatologia e la rianimazione per la salute dei cittadini scafatesi e del comprensorio dell'agro vesuviano. Questo è quello che noi chiediamo e stasera è la prima di una lunghissima serie di iniziative per il pronto soccorso e le parti di cardiologia, traumatologia e rianimazione. Saremo impegnati in una lunga e dura lotta per ottenere questo risultato. Grazie. Il sindaco di Scafati, in risposta ad alcune affermazioni fatte a mezzo stampa da alcuni relatori del forum, ha così ribadito.
le associazioni su Facebook e il centro-sinistra chiedono delucidazioni, vogliono sapere del pronto soccorso, lo rivorrebbero com'era. La cosa più ridicola è che protesta o alza la voce, insomma, anche di più chi praticamente è responsabile dello sfascio della sanità, insomma, in questa regione, chi in questi anni ha gestito la sanità in questa regione e ci ha messo nella merda più totale, questo con grande sincerità, lasciandoci sull'astrico in una situazione, insomma, emergenziale difficile, che è quella che si sta gestendo in questo momento. La capacità è di chi sta provando a riaprire l'ospedale e a fare in modo che l'ospedale di Scafati sia un ospedale funzionale è data dal fatto che proviamo ad andare oltre il decreto 49. È quello che ha fatto il comunista Zuccatelli e tutta la struttura dell'Arsan che faceva capo a Bassolino in passato. Fatta questa premessa, noi abbiamo avuto garanzie da Bortoletti e da Morlacco che, insomma, a Scafati si va oltre il decreto 49, cioè la possibilità di avere la struttura complessa di broncopneumologia guidata dal professore Mario Polverino, la possibilità di avere la riabilitazione cardiorespiratoria e neuromotoria, la terapia subintensiva respiratoria, la terapia intensiva con gli anestesisti e i cardiologi, il laboratorio di analisi e la radiologia funzionanti H24, la dialisi, la medicina interna con la reumatologia e la lungodegenza e gli ambulatori di secondo livello di cardiologia, chirurgia, ginecologia, pediatria e ortopedia. Antonio Fogliame, presidente dell'istituzione Scafati Solidale, questa mattina è stato presentato il progetto della XEN in collaborazione con il Comune di Scafati. Ecco, parliamone un po', spieghiamo un po' di cosa si tratta. Per noi, per la nostra città, è una cosa di estrema importanza, anche perché Scafati è stato scelto in questo progetto insieme a città del calibro di Milano, di Bari, di Brindisi, di Roma, cioè è stata equiparata non solo a grandi città ma anche a capoluoghi di provincia. Ebbene, grazie proprio a dei fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in virtù della legge 383 del 2000, abbiamo avuto la possibilità di stanziare dei fondi che la nostra città adopererà per queste persone indigenti, giovani, anziani soprattutto, che così potranno usufruire di un periodo di un anno, di una ginnastica dolce, se così possiamo dire. 10 persone nella nostra città, ecco, potranno usufruire di questo servizio presso una struttura che il professor Michele Del Regno ed altri coordinano, e così poter far sì che queste persone, con un po' di ginnastica dolce, riusciranno senz'altro ad alleviare dei sintomi che riguardano soprattutto la locomozione, quindi poter riprendersi un poco anche fisicamente. La settimana prossima ci sarà finalmente la distribuzione dei pacchi alimentari del progetto Lotta alla Povertà. Ecco, come avverrà la distribuzione? Un altro fiore all'occhiello di Scafati Solidale. Devo dire che in questa città, negli ultimi tempi, i servizi sociali stanno facendo veramente grandissime cose. Io devo ringraziare tutto il mio personale, dalla dottoressa Maddalena Insomma, la dottoressa Carmela Paruciulo, un po' tutti veramente stiamo facendo tantissime cose, tantissimi progetti, e soprattutto li realizziamo. Non sono solo cose pensate, ma anche cose realizzate. Ebbene, la prossima settimana, quindi dal 14 in poi, presso la manifattura dei tabacchi, incominceremo la distribuzione di ben 500 pacchi di generi alimentari per altrettante famiglie indigenti della nostra città. Pacchi che saranno classificati a secondo del nucleo familiare. È ovvio che se ci sono nuclei familiari con bambini, ci saranno prodotti destinati a bambini. Se ci sono nuclei familiari con persone tutte adulte, saranno fatti in modo tale da essere consoni con la composizione del nucleo familiare. E ripeto, un altro grande successo, perché veramente si sta facendo tantissimo in questa città da quando gestiamo i servizi sociali, e tutto a favore della città e quindi delle fasce più deboli e delle fasce meno ambienti. Grande è stata l'attenzione e l'interesse per l'esposizione di materiali e mezzi in dotazione all'Esercito Italiano ed alla Croce Rossa, nonché per la mostra su attrezzature in dotazione all'Arma delle Trasmissioni. Infatti, il 4 novembre 2011, in occasione del 93° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la caserma Raffaele Libroia di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, è stata aperta al pubblico. Tantissimi sono stati visitatori
tra cui molti studenti ed esponenti delle realtà dell'associazionismo, che promuovono l'integrazione delle persone diversamente abili, che sono stati accolti dal personale militare e civile del battaglione Trasmissioni Vulture, che ha fornito dettagliate informazioni in ordine ai compiti istituzionali del reparto e dell'esercito italiano. Con l'iniziativa, che ha testimoniato nei fatti lo stretto connubio tra la popolazione civile e i militari dell'esercito italiano, si sono anche concluse le celebrazioni legate al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Forze Armate e Unità Nazionale, un connubio indissolubile. Sì, oggi festeggiamo la chiusura di festeggiamento del 150° anniversario, e quale momento migliore se non festeggiarlo con i ragazzi, il nostro futuro. E vedo, come potete ben vedere in giro, ce ne sono veramente tanti, e per me è una gioia vedere che i ragazzi sono vicini all'istituzione e noi siamo vicini a loro. Infatti, al di là del vostro impegno quotidiano, è importante anche un'opera di cultura e di educazione per le nuove generazioni. Non abbiamo di questa pretesa, vogliamo soltanto far vedere che le istituzioni non sono un qualcosa lontano, astratto, ma siamo noi, un qualcosa di concreto e lo possono, tangibile, e qui lo possono toccare con mano. Sabato 5 novembre, nello spazio adiacente al plesso del liceo scientifico, è stato inaugurato, con la posa della prima pietra, il cantiere per la costruzione della palestra degli spogliatoi del Carciopoli. Ad inaugurare l'inizio dei lavori il presidente della provincia, l'onorevole Edmondo Cirielli, il sindaco Pasquale Aliberti, il consigliere provinciale e vice sindaco di Scafati Salvati e l'assessore provinciale Carpentieri. Questa mattina inaugurazione di questa palestra attesa da tanto, che è scavato in un appuntamento importantissimo. Ma sicuramente è un'opera importante, ma bisogna ringraziare innanzitutto i due consiglieri provinciali, il sindaco Aliberti, il consigliere, il vice sindaco anche Salvati e l'assessore Carpentieri, che segue le cose con grande impegno. È un'opera importante per i ragazzi, tutte le scuole dovrebbero avere palestre adeguate, stiamo cercando di dare risposte in questo senso. Oltre alla posa della prima pietra, la mattinata celebrativa è stata caratterizzata da un altro importante evento, lo scoprimento della targa in memoria del professore Luigi Panariello, a cui è stato intitolato il nuovo laboratorio di fisica. Un tributo doverosissimo al professore Panariello, stamattina l'inaugurazione di questo laboratorio, una cosa che andava fatta. Io la prima volta che sono venuta in questo liceo, tanti anni fa, non sto a dire quanti, la prima persona che ho incontrato è stato il professore Panariello e poi in segreteria la signora Panariello. E da allora il nostro percorso è continuato per tanti anni. Per la verità non è solo un percorso, non è stato solo un percorso professionale dove c'era una perfetta sintonia di intenti. Abbiamo sempre lavorato fianco a fianco e sempre con grande senso di collaborazione. Allora il liceo non era così grande, noi lo abbiamo visto crescere, lo abbiamo seguito, abbiamo gioito, abbiamo sofferto. Però noi eravamo amici anche al di fuori della scuola, pochi amici per la verità avevo, poiché venivo, non sono scafatese, e con Elva e con Luigi è stato subito un trovarsi in sintonia. I nostri figli erano amici, sono cresciuti insieme, hanno vissuto insieme i momenti più importanti della loro vita, i 18 anni, la laurea, fidanzamenti, matrimoni, quindi è una vita, ecco, con tanti momenti. E quindi quando abbiamo dovuto condividere con la famiglia anche il grande dolore della perdita di Luigi, è stato veramente terribile, perché ci è venuto a mancare una persona, un punto di riferimento. Enzo Panariello, ex studente del liceo, ma soprattutto figlio del grande professore Panariello, che oggi tutti ricordiamo con grande affetto, con la stima rimane per quello che ha lasciato a questa struttura scolastica. Sì, mio padre ha dedicato una vita professionale e umana al liceo.
è stato 40 anni professore in questa scuola e l'ha preferita anche a cattedre che gli avevano proposto in altri luoghi, come l'architettura a Napoli. Ha preferito qui perché ha sempre pensato che i ragazzi di questa fascia d'età potessero essere giustamente formati e aiutati a formare il proprio futuro. Il miglior ricordo che può aver lasciato mio padre non è soltanto in chi ha raggiunto elevate e rispettabili vette professionali o lavorative o umane, ma soprattutto in chi, nonostante abbia subito o giustamente ricevuto anche solo essere rimandato in alcune materie, lo stimava e lo apprezzava, perché oltre ad essere un bravo docente, come ha dimostrato, era un grande uomo. Dava amore e, scusate, riceveva tutto quello che riusciva a dare agli altri. Viveva per la scuola, oltre che ovviamente per la sua famiglia, ma la scuola era davvero la sua famiglia. Biblioteca Pierpaolo Pasolini, una nuova iniziativa culturale targata dal collettivo Per Partito Preso, che ha la sua sede territoriale in Pagani, ma mira ad allargare le sue radici e a farsi conoscere in tutto il territorio salernitano. Savio De Vivo, parlaci un po' di questa iniziativa culturale di Per Partito Preso, ovvero la Biblioteca Pierpaolo Pasolini. Beh, la Biblioteca Pierpaolo Pasolini è stato forse uno dei nostri primi progetti ed è certamente uno dei più importanti, sia perché sul territorio di Pagani si sentiva la mancanza di una biblioteca aperta a tutti, sia perché era il nostro obiettivo quello di far diffondere sempre di più la letteratura, specialmente fra i giovani. Infatti una delle iniziative che abbiamo adottato è quello di un prestito gratuito per tutte le scuole che facciano richiesta, e ci stiamo anche noi attivando in tal senso, oppure un prestito con una cifra simbolica di un euro al mese, proprio per permettere a tutti di avere accesso alla nostra biblioteca, che contiene oltre 200 volumi che spaziano in qualsiasi campo. Abbiamo libri di filosofia, libri di narrativa, inchieste, romanzi classici e romanzi più moderni, insomma per tutte le fasce di lettori che sono interessati. Alfonso Tramontano Guerritore, un collettivo che nasce un po' come una sfida, lontano anni luce dal centrodestra, ma che prende le distanze anche dai classici moduli del centrosinistra. Ah, Per Partito Preso è un collettivo politico che nasce su un territorio che non offre tutte queste risposte, praticamente ce le siamo andati a cercare. Abbiamo iniziato da un garage come sede, facendo controinformazioni, attività politica reale sul territorio, cercando di coinvolgere le persone, stando tra la gente e soprattutto creando qualcosa che prima non c'era per noi stessi e per la città. E ovviamente ci siamo trovati a confrontarci anche con le realtà politiche esistenti sul territorio. Non abbiamo ambizioni di percorrere la storia di un partito oppure di usare linguaggi che appartengono alla politica. Vogliamo iniziare dal basso e stare a Pagani, riprendercela un po' alla volta. Un'iniziativa che comunque si vuole far conoscere anche al di là di Pagani e quindi nelle realtà territoriali limitrofe. Attraverso strumenti come le interviste abbiamo raccolto tutta una serie di esperienze sia di governo che di amministrazione, sia culturali. Cioè abbiamo parlato con scrittori, con amministratori locali per cercare di prendere il meglio del territorio nostro e non soltanto, e poi cercare di allargare ovviamente le nostre esperienze. Aldo Padovano, dove vuole andare Per Partito Preso? Quali sono gli obiettivi futuri? L'obiettivo di Per Partito Preso principalmente è quello di smuovere coscienze, di fare in modo che comunque la città di Pagani e i paganesi possano, come diceva prima Alfonso, riappropriarsi di quello che è il proprio territorio. Un discorso che comunque noi abbiamo fatto fin dall'inizio, perché Per Partito Preso nasce proprio dall'esigenza di colmare un vuoto che a Pagani c'è ormai da qualche decennio. Quindi l'obiettivo primario di Per Partito Preso è proprio questo, cioè quello di far capire ai paganesi che c'è qualcosa di alternativo a quello che è lo stato attuale delle cose. Quindi non ci poniamo noi personalmente come alternativa, perché attualmente probabilmente non abbiamo nemmeno la maturità che può portarci a fare determinati tipi di discorsi, però possiamo fare in modo che le persone possano pretendere qualcosa in più da chi dovrebbe rappresentarli, che fino adesso non ha fatto. Su un noto social network è nato anche una sorta di satira verso il Per Partito Preso. Che significa? Che fa paura Per Partito Preso? Probabilmente sì, oppure probabilmente tutto ciò che richiama qualcosa di normale incute timore a chi invece è abituato ad andare avanti in determinati modi.
è un po' ormai diventato rivoluzionario chiedere semplicemente le cose vadano per il verso giusto e che siano normali. Di conseguenza, noi che abbiamo fatto sempre questo tipo di richieste, possiamo far paura a chi invece fa comodo che le cose vadano avanti così. I giovani del collettivo hanno evidenziato che per trasmettere cultura e smuovere le coscienze, la musica è uno degli strumenti migliori. Per questo motivo, Per Partito Preso festeggia il secondo anno di attività, il 21 dicembre 2011, con un concerto gratuito a Pagani, presso il centro sociale di Vialcede De Gasperi. Ospiti d'eccezione della serata, Giorgio Canali e Rosso Fuoco.